to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. Benvenuti e bentornati in questo nuovo vlog. Siamo ritornati per rispondere a quelle poche persone, ma che ci ha fatto piacere sentire in questi ultimi tempi e leggere, che ci hanno chiesto che fine avete fatto, come mai non fate più video, tutto bene, state bene, ecco, ci sono preoccupati soprattutto che noi stessimo bene. Allora, noi stiamo, non si può dire che stiamo attraversando, che abbiamo attraversato in questi mesi il periodo più bello della nostra vita, anzi forse abbiamo attraversato uno dei periodi più turbolenti e brutti della nostra vita. Si sta scaricando la batteria, la carichiamo e magari poi torniamo da voi, perché si scarica. Comunque, prima che ci abbandona, è stato un periodo molto molto difficile, un periodo in cui, diciamo, sembrava essersi realizzato un nostro sogno, ma poi si è sgretolato in un niente, e quindi ci siamo un attimino destabilizzati, ecco. E nel frattempo abbiamo anche perso un membro della nostra allegra compagnia, purtroppo non c'è più con noi Enya. Quindi sono mesi davvero difficili, sono stati mesi davvero difficili, tuttora comunque lo sono, ma ciò che ci contraddistingue è che, nonostante difficoltà, non ci abbattiamo, nonostante difficoltà, anzi siamo sempre più uniti. Cerchiamo, per come possiamo, di apprezzare sempre più il nostro presente, ecco questo, e ci apriamo sempre a nuove possibilità. Questa è una cosa che ci caratterizza nonostante le difficoltà, il dolore e le legnate, il grande dolore, perché veramente abbiamo sperimentato un dolore molto, penso più grande della nostra vita, da quando ci siamo sposati. Uno di quei dolori che segnano comunque una famiglia. Però è tuttora in corso, esatto. Però cerchiamo di rimodularlo. Siamo ancora immersi in questo dolore, ma non siamo risucchiati al dolore. No, ecco, siamo, come dicevamo proprio ieri sera quando eravamo al mare a guardare il tramonto, che è veramente uno dei momenti più belli per noi in questo momento. Diciamo proprio questo: siamo addolorati, ma sereni. Ecco. Quindi questo, ritorneremo, perché comunque ci portava allegria a noi fare dei video, e in questo momento noi abbiamo bisogno di tanta allegria e anche di staccare il cervello, quindi andremo avanti, cioè ricominceremo forse a fare video, non so con quale frequenza, perché ovviamente il tempo è sempre poco, ma ci dobbiamo organizzare. Esatto, ma ci siamo qua, grazie per tutti coloro che ci hanno chiesto come stavamo. Ci vediamo alla prossima, non so quando. Nel frattempo noi qua stiamo preparando la cena e penso che concluderò con la ripresa di questo polpettone che ho fatto e messo in forno molto veloce. Polpettone che non è la forma di polpettone. Esatto, che non è polpettone. Che cos'è? Non lo so. Uno sformato di... No, è un polpettone a forma di... Non polpettone. Non lo sappiamo che cos'è. È mangiabile, però il profumo c'è. Il profumo c'è. Sì. Ci vediamo alla prossima. Voi scriveteci, noi siamo sempre felici di leggervi. Un buon tutto. E soprattutto scialatela guardando i nostri vlogs. A presto. Ciao ciao.